A breve uscirà il videocorso di econometria e l'80% del videocorso di econometria sarà su Stata. Quindi abbiamo deciso di far uscire un mini corso di Stata in modo tale che chi fosse alle prime armi con questo software possa fare questo mini corso per prepararsi, per avere un'introduzione al mondo di Stata e poi poter affrontare il nostro videocorso di econometria. Quindi io mi faccio da parte, do spazio a Emilio, che sarà, diciamo, l'esperto a cui ho chiesto di gestire sia il corso di Stata sia il corso poi di econometria. Quindi, bocca al lupo e buono studio. Ciao, siamo ritornati al corso di Stata della Higher Education. Nell'ultimo argomento abbiamo guardato quali diversi tipi di variabili esistono, quali diversi tipi di dataset esistono, la sintassi generale dei comandi, come quindi funzionano i comandi. Abbiamo scoperto come utilizzare l'help per capire meglio la sintassi di un comando e abbiamo visto alcuni comandi di esempio. A questo punto siamo pronti per addentrarci nell'inizio dell'analisi vera e propria dei nostri dati tramite le statistiche descrittive. Quindi, in questa parte andremo a vedere insieme reportistica di base e manipolazione dei dati, statistiche descrittive, correlazione e test e infine delle tabelle. Andremo a vedere insieme innanzitutto come gestire i dati tra reportistica di base e alcune operazioni di manipolazione. Poi vedremo in particolare come produrre le statistiche descrittive, innanzitutto che cosa sono, con correlazione e alcuni test, uno in particolare. E infine vedremo come produrre delle tabelle. Quindi iniziamo subito con la gestione dei dati, reportistica di base e manipolazione. Per farlo andiamo direttamente su Stata, eccoci qua. Come al solito abbiamo sulla sinistra la nostra finestra di Stata, sulla destra il nostro dofile, tramite cui puoi seguire passo passo cosa faremo. Le prime righe le conosciamo già molto bene e le eseguiamo. Selezioniamo la cartella dei risultati all'interno del quale salvare il nostro log. Apro il log. A questo punto voglio selezionare il dataset che mi interessa. Attenzione, qui ho fatto il passaggio al contrario, cioè voglio lasciare traccia nel log del caricamento del dataset. Quindi prima apro il log, poi mi risposto e carico il dataset. Nota bene, questa volta lo faccio in maniera leggermente diversa, perché se prima facevamo sempre change directory e quindi ci spostavamo nella directory che mi interessa e poi use un certo dataset, adesso io gli do direttamente use per corto file e poi alla fine nome del dataset. È esattamente uguale. Eccoci qui, sono spuntate tutte le variabili, quindi il dataset è stato caricato. Cominciamo con la descrizione del contenuto del dataset tramite il comando describe che abbiamo già visto. Quindi le nostre statistiche descrittive cominciano sempre con un describe. Qui abbiamo veramente, veramente una serie infinita di variabili a nostra disposizione in questo dataset, che è il dataset ISS. ISS sta per European Social Survey, quindi contiene una varietà di variabili veramente diversissime, a partire da, non lo so, TV Tot, TV Watching Total Time, quindi quanto tempo guardi la TV, al partito votato, alla fiducia nei partiti politici, quindi robe di natura politica o robe di natura sociale, robe di aspettative sul governo, religione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi un dataset veramente, veramente vastissimo. Ora, Describe, come al solito, ci dice il tipo di storage, il formato che più avanti avremo modo di esplorare, value label e variable label, ok? Un modo alternativo per produrre delle informazioni, perché come vedi, se io qua do describe, c'è veramente un panico, ci sono un sacco di variabili in ballo. Allora, un modo alternativo per avere una overview
delle variabili, di alcune, magari non tutte perché sono veramente tante, è codebook. Codebook produce letteralmente un codebook, quindi diciamo una piccola scheda dove ci sono le informazioni principali delle variabili, non solo relative al tipo di variabile in questo caso, ma anche le primissime statistiche descrittive. Quindi se io do codebook main act e polint, main act è, come vedi, main activity, beh, non sto ri a riprenderla, mentre polint è l'interesse in politica. Ciao, scusa l'interruzione, ma se il video ti sta aiutando, ti invito a mettere mi piace e a schiacciare la campanella, così sarai sempre aggiornato quando escono dei nuovi video. Vado via. Buona continuazione. Ciao. Lui produce questi due, come vedi, questi due codebook letteralmente, tipo numerico, byte, label, main act, il range, quindi il minimo e il massimo, il numero di valori unici, il numero di unità, il numero di missing, non abbiamo missing, quindi sono presenti tutti i valori sulle 40.000 osservazioni, dove non esiste una risposta, mentre i missing, diciamo, caratterizzati da questi valori sono 34.000 su 700, 34.000 su 40.000. Quindi, ecco, vedi, abbiamo anche sostanzialmente una tabulazione dei vari valori presenti in main activity che, come vedi, è registrata come numerica, byte, perché ha valore 1, 2, 3, 4, 5, 6, fino a 9, range 1, 9. Ma è chiaro che siamo davanti a una variabile categorica, no? Perché dividiamo il campione in base all'attività principale degli intervistati: lavoro pagato, studio, disoccupato ma in cerca di lavoro, disoccupato e non in cerca di lavoro, permanentemente malato, in pensione, servizio militare oppure housework o altro. Ok, quindi chiaro che stata la classifica come numerica, ma in realtà è categoriale. E stessa cosa per political interest. Abbiamo numeric, mentre questa è categoriale come nominale, perché le variabili, cioè i valori delle categorie non hanno un ordine, ok? Ma semplicemente dividiamo in gruppi. Al contrario, invece, political interest, stiamo sempre davanti a una variabile che lui classifica come numerica, ma che in realtà è categoriale, perché abbiamo delle categorie di appunto livello di interesse in politica. In questo caso è ordinale perché hanno un ordine, però rimane una variabile categoriale perché è indefinita la distanza tra molto interessato e un po' interessato, difficilmente interessato e per niente interessato. Ok, quindi questo per riprendere un po' il discorso che avevamo fatto sui tipi di variabili nella scorsa volta, nell'episodio precedente. Quindi codebook come maniera alternativa per produrre delle statistiche iniziali descrittive. Attenzione, possiamo aggiungere per esempio delle note su alcune variabili in modo da mostrarle eventualmente nel codebook. Quindi io gli dico note significa definiscimi una nota su main act, due punti, investigare missing. Ok? A questo punto se io do di nuovo codebook main act, virgola notes, lui mi fa vedere le varie note. Ok? In ultimo, dato che effettivamente questo codebook è molto carino ma molto ingombrante, io posso dargli l'opzione virgola C che sta per compact, dove lui, vedi, mi mostra una minimale lista di informazioni. Abbiamo il numero di osservazioni, abbiamo il numero di valori unici ripetuti, abbiamo la media, il minimo, il massimo e la label. Ok? Quindi questo era il primo comando che volevo mostrarti oggi, codebook. Supponiamo di voler conteggiare delle osservazioni con condizione. Utilizzeremo il comando count. Innanzitutto, ogni volta che noi carichiamo un dataset, è sempre buona norma dare un colpo di DES perché ci rendiamo conto di cosa stiamo trattando. In questo dataset abbiamo tre variabili, division,
income e sex. Lo osserviamo, ecco, vedi, division è un'indicazione geografica, chiaramente ogni area è caratterizzata da un numero e labellizzata. Abbiamo dei valori del salario e dei valori relativi al sesso maschio-femmina per i soggetti. A questo punto io posso dirgli, per esempio, count if income minore di 0. Ok, questa è soltanto la parte 1 del video, la parte 2 la faremo uscire tra qualche giorno. Se però nel momento in cui tu stai guardando questo video la parte 2 è già uscita, cliccaci, corri e vai a vedere anche la parte 2 del video. Se non fosse uscita, mi raccomando, clicca la campanella e iscriviti, così quando uscirà riceverai direttamente una notifica. A presto!